La successione al femminile, il ruolo della donna nella continuità dell'impresa familiare, questo è il tema di un convegno organizzato dalla FIDAPA di Agrigento. Durante la manifestazione anche un ricordo della fondatrice del FIDAPA di Agrigento, l'avvocato Marika Caruselli, con la consegna di un premio a lei dedicato. Come FIDAPA di Agrigento abbiamo voluto organizzare questo incontro sulla successione al femminile, il ruolo della donna e la continuità dell'impresa familiare, perché riteniamo che sia una delle questioni di genere che come movimento di opinione abbiamo cercato di affrontare sempre, in particolare in quest'ultimo biennio. E lo abbiamo fatto parlando di successioni, cercando immediatamente la collaborazione del Consiglio distrettuale notarile di Agrigento e Sciacca, rappresentato oggi da una donna, il notaio Gucciardo, dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, dei quali abbiamo la presenza della consigliera Rita Amato e di un docente universitario specialista in diritto delle imprese e della società, il professore Armando Catania, che ci guideranno in un percorso di non solo di conoscenza della questione di genere applicata all'ambito delle successioni dell'impresa familiare, ma che ci daranno certamente lo spunto per riflettere su una tematica che forse è stata poco affrontata finora. Oltre a questo, oggi noi consegniamo il premio Marika Caruselli. Il premio Marika Caruselli è un fiore all'occhiello della FIDAPA di Agrigento che biennalmente viene consegnato ad una giovane brillante avvocato del territorio che si è spesa per una tesi in diritto penale in memoria della nostra presidente fondatrice. Il premio quest'anno si arricchisce della comunicazione che l'amministrazione comunale darà nel pomeriggio della delibera della commissione toponomastica di intitolazione di una via cittadina alla nostra presidente fondatrice, appunto Marika Caruselli. Pertanto il pomeriggio di oggi è certamente un pomeriggio che rappresenterà motivo di orgoglio per l'intera sezione di Agrigento, sicuramente negli anni a venire. Oggi qui al Circolo Empedocleo di Agrigento si è tenuto un importante seminario che ci ha visti in prima linea interessati ad un tema molto importante e molto caro a noi donne notaio, ed è quello della successione e quindi intesa come continuità delle imprese familiari, cioè delle imprese in cui la proprietà e il governo si concentra nelle mani di una famiglia. Questo tema è stato molto importante, è stato affrontato sotto tanti profili, il profilo della continuità dell'impresa con le donne figlie, donne sorelle, delle donne che assumono la leadership dell'azienda familiare, delle donne che invece sono delle co-leader, cioè delle donne che affiancano il leader di sesso maschile. Comunque, che cosa ne deriva da questa disamina, da questo incontro importantissimo che si è tenuto oggi? Che le donne cominciano ad avere un ruolo importante nella continuità delle imprese familiari, cominciano anche ad avere un ruolo importante perché siedono nei consigli di amministrazione delle società quotate, anche delle società partecipate pubbliche, ma che ancora qualcosa può essere fatto. Il Consiglio Nazionale del Notariato, proprio l'8 giugno 2017 ha firmato un protocollo importantissimo con il Dipartimento delle Pari Opportunità e ha creato, ecco, una rete insieme alla pubblica amministrazione che si chiama Rete Pro Pubblica Amministrazione, che consente alle donne notaio, che sono ormai oltre il 34% delle professioniste, addirittura con punte che superano il 40% nelle donne notaio under 45, consente appunto alle donne notaio di immettere i curricula in questa banca dati per offrire la propria professionalità alle società partecipate pubbliche.